Per il secondo anno consecutivo l'Istituto San Raffaele di Roma ha aderito alla giornata della ricerca che si celebra in tutta Europa. I laboratori dell'Istituto per un giorno si aprono al pubblico e ai curiosi. La scienza è alla portata di tutti. Nella notte dei ricercatori anche i laboratori del San Raffaele a Roma si aprono al pubblico e per migliaia di giovani la teoria diventa pratica. Un po' più un esperimento di questo tipo che tante ore passate su un libro. Vorrei citare una frase che non è mia ma che mi piace molto, che dice che se ascolto dimentico, se guardo imparo, se faccio capisco. Esperimenti, seminari ma anche giochi e test per avvicinare la gente comune e soprattutto gli studenti ad un mondo nuovo che rappresenta anche il loro futuro. E la chiave di questa manifestazione è divulgare, intesa proprio nel senso etimologico, cioè spargere tra la folla, far innamorare della scienza le giovani generazioni. Se il giovane vede il ricercatore e la ricerca come un suo possibile sbocco professionale, sicuramente questo paese che ha tanto bisogno di innovazione, che ha tanto bisogno di ricerca, può riprendere a crescere. Un esempio concreto del duro lavoro quotidiano di questo istituto di ricerca è FEX, l'evoluzione del guanto meccanico presentato lo scorso anno. Ha una funzionalità di assistenza ai soggetti che hanno perso l'utilizzo della mano. È un sistema indossabile, facilmente indossabile, che permette l'apertura e la chiusura della mano di tutti i soggetti, qualsiasi forma e grandezza e lunghezza della mano. Può essere customizzato in poco tempo tramite poche viti e quindi adattato a qualsiasi persona.